Ciao a tutti! Oggi vi propongo una nail art molto spiritosa, ispirata ad un cartone animato, ma questa volta, a differenza delle precedenti, non è un cartone animato da cinema, ma un cartone animato della televisione, che sicuramente tutti conoscete, ovvero i Simpson. E più precisamente mi sono ispirata ad uno dei protagonisti, ovviamente, ovvero Homer. E così ho deciso di fare una nail art particolare e molto colorata, utilizzando i colori acrilici, e in realtà di per sé non è molto complicata, ma come sempre per questo genere di nail art bisogna avere molta pazienza nel fare tutti i disegni. Comunque, ora ve la faccio vedere più nel dettaglio. Allora, su tutte le unghie, tranne che sul pollice, ho steso una base gialla, tipica, insomma, il colore tipico della pelle dei Simpson e di tutti i loro compaesani. E poi sulla parte finale dell'unghia ho disegnato mezza ciambella, proprio con la glassa e tutti i decori sopra, che è il cibo preferito di Homer. E rullo di tamburi, sul pollice ho disegnato Homer, che guarda di fianco come se stesse appunto guardando golosamente tutte queste ciambelle. E vabbè, Homer, non c'è nient'altro da dire perché insomma penso che lo conosciate tutti, quindi il classico faccione con gli occhioni e i due capelli gli unici rimasti in testa. E insomma, io la trovo una nail art davvero spiritosa. E insomma, per chi magari osa di più, portabile anche tutti i giorni. Io niente, spero che vi piaccia, che vi faccia divertire e vi lascio al video. Innanzitutto, come sempre, ho steso su tutte le unghie la base sbiancante antigiallo di Pupa. A questo punto vado a stendere su tutte le unghie, meno che sul pollice, questo smalto giallo di Shaka, che è il numero 905 TT Yellow. Dopo aver dato tre passate di giallo e una passata di top coat ad asciugatura rapida, bisogna passare alla decorazione. Allora, per farla ho utilizzato anche questa volta i colori acrilici e ne utilizzerò ben 6, ovvero il nero, il bianco, il giallo, il color magenta, un marrone e un blu. Però per quanto riguarda il marrone e il magenta, a parte che per la decorazione della ciambella per cui userò il magenta normale, invece per quanto riguarda tutto il resto, il marrone e il magenta li mescherò con il bianco e con un po' di giallo per ottenere i colori che mi servono. E più precisamente vi faccio vedere. Allora, il magenta l'ho mescolato con un po' di bianco per ottenere il colore per la glassa. E invece questi due colori sono ottenuti con il marrone, e allora questo qui l'ho ottenuto con il marrone, un po' di bianco e una punta di giallo, e con questo andrò a fare la bocca di Homer. Mentre invece questo l'ho ottenuto mettendo il marrone molto bianco e una dose un po' più massiccia di giallo rispetto al marrone di prima, e con questo andrò a creare la base della ciambella. E per fare la decorazione utilizzerò principalmente due pennelli, e uno a punta piccolina e uno con la punta leggermente più grande, ma tutti e due sottili. E poi un dotter di due misure, una un po' più grande e una un po' più piccolina. E questo è tutto quello che utilizzerò per fare la decorazione. Mi raccomando, tenetevi sempre di fianco un bicchierino di acqua, siccome utilizziamo i colori acrilici, però ovviamente per fare questa decorazione potete benissimo utilizzare anche gli smalti, come più preferite. Non sto a descrivervi passo passo quello che faccio perché è più semplice se guardate direttamente quello che faccio, e quindi cominciamo.
È da anni che butto via la mia vita in quella bettolaccia. Ciao. Ora basta! Troverò un nuovo bar dove bere e mi ubriacherò più di quanto non abbia mai fatto fino adesso! Bart, dov'è il mio portafoglio, eh? Ecco qui, papà! Grazie, ragazzo! Buonasera, signore. Le dispiace andarsene senza creare scompiglio? Ok. Terminata la nail art, come sempre è ora di andare a passare il top coat ed io utilizzo il Better and Angel Nails della linea studio di Essence. In questo modo proteggerete il vostro smalto e andrete a rendere più lucido il colore acrilico. Io spero che questa nail art vi sia piaciuta, che vi abbia fatto sorridere e perché no, magari anche un po' ingolosire viste tutte queste ciambelle. E noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!